Questa è la nostra pagina, Marghe Giulia Real. Anche se lo diciamo sempre tutti i video. Eccola. E quindi questo è tutto il mio cellulare. Qui con un nuovissimo video. Questo video si tratta del video What's My iPhone? Sì, perché ragazzi, il What's My iPhone X. Sì, perché dopo il video in cui mi sono messa a piangere tantissimo, dove l'ho aperto e tipo non me lo aspettavo per niente, avete chiesto tutti giù nei commenti di farmi il What's My Phone e la mia collezione di cover. La mia collezione di cover non ve la posso ancora fare perché per ora ne tengo semplicemente due, però col tempo ve la farò, mentre oggi vi porto il mio What's My iPhone X, che è bellissimo. Ovviamente ve ne farò un altro aggiornato perché ce l'ho da poco, quindi non è che può esserci sai cosa, però magari se metterò altre app e altre cose fighe, magari ve lo farò provare, cioè vi rifarò un What's My iPhone. Quindi troppe chiacchiere, ora ve lo mostro. Allora ragazzi, il mio è un iPhone X Silver. Aspettate che vi levo la pellicola. Eccolo, è questo qui, che è molto bello. Perché, cioè, quindi, allora, si accende, vabbè, l'iPhone è con il vetro sensibile, quindi, e poi si apre con la mia faccia, cioè, quindi io gli mostro la mia faccia e lui si apre, ecco qui. Allora, questo è lo sfondo che tengo, non so se si vede. Allora, partiamo subito. La prima app che tengo è Musical.ly, perché cioè, la uso sempre, quindi Musical.ly prima, quindi la devo subito trovare. E se ci volete seguire, ovviamente, aspettate, è questa la nostra pagina, Marghe Giulia Real. Anche se lo diciamo sempre in tutti i video, quindi penso già ci avete cercato, no? Ah, e poi si leva tutto ciò facendo così. Poi abbiamo YouTube, che vabbè, Marghe Giulia Kawaii, e abbiamo WhatsApp, Instagram, che... Allora ragazzi, ora vi faccio vedere, tipo, guardate, cioè, vedete, voi dite che non vi rispondiamo così, ma sono veramente un sacchissimo di commenti, cioè, perché vabbè, ora non c'è la linea purtroppo, però comunque ogni foto ci sono tantissimi commenti, quindi è normale che non riusciamo a rispondere tutti, però comunque quando riusciamo rispondiamo. Poi tengo Pinterest per gli sfondi, infatti questo sfondo l'ho preso da Pinterest. Poi Chrome, che sarebbe Google, perché lo scaricai visto che non sapevo ancora utilizzare Safari e non mi ricordavo che avevo Google, quindi vabbè. Poi fotocamera, beh allora la fotocamera è bellissima, cioè ragazzi wow. Allora, ci sono varie modalità, ma come tutti gli iPhone. Allora, time lapse, poi slow motion, penso sia così, video, foto, ritratto, questo non so cosa sia, panoramica l'ho provato, tipo è una foto alla fine però. Allora, foto, andando qua mi posso mettere tutti i filtri che voglio, cioè ci sono vari filtri e quindi li metto. Infatti in qualche foto di Instagram già ho usato i filtri questi qua. Poi abbiamo, vabbè, il rullino foto, calendario, mappe, salute, casa, note, orologio, io mi sono messa a fare un po' di cretinate, tipo, allora vabbè, c'è il timer, c'è il cronometro e poi c'è questo che è sonno, tipo io mi vorrei svegliare alle 7:25 per poi andare a dormire però a mezzanotte 05, ma io non ci riesco mai, quindi
Peccato, poi sveglia e ore locali che è fighissimo perché io tipo, vabbè, Roma già c'era, mentre Los Angeles ho provato così a caso, quindi troppo figo. Poi c'è borsa che non so che cos'è, promemoria, video, App Store che sarebbe tipo Play Store su Samsung e altri cellulari, quindi per scaricare la roba, iTunes Store, poi iBooks, Wallet. Meteo, impostazioni e mail. Allora, nella seconda pagina ho FaceTime, che vabbè, poi podcast, calcolatrice, watch che per chi ha l'orologio dell'Apple si può connettere, poi file e dall'iPhone direttamente uscita la cartella extra dove è uscito dentro bussola, suggerimenti, memo vocali, contatti, trova amici e trova iPhone. Adblock l'ho aggiunto io e serve per non far succedere niente al mio cellulare, cioè per non far prendere virus al mio cellulare. Quindi questo, poi OneNote per vabbè, prendere le note, per prendere tutte le note, poi Google che è appunto la lunga storia di Google, Chrome e Google, vabbè, Shazam che appunto serve per sapere il nome del cantante e il nome della canzone di cui che sente, quindi appena sente una canzone vi dà tutte le informazioni, poi Zalando che non so perché ce l'ho, speed test che appunto di misura, cioè dice se la linea è buona sì o no, poi Excel che per i fogli elettronici, poi OneDrive, poi tengo giochi, l'ho fatta io questa cartella giochi, che praticamente dentro tengo Akinator, quattro immagini e una parola, Geometry Dash, che praticamente è l'unico gioco che uso, il resto non so perché ce li ho, Berry Rush, però ci gioca Giulia, Temple Run 2, Duolingo, che praticamente è un gioco che tu, cioè, impari a giocare in diverse lingue, tipo francese, inglese, tedesco e così via. Poi tengo test della personalità, perché io e Giulia la sera ci mettiamo a scaricare questi test cretini, però vabbè, così a caso. Allora, poi tengo area clienti 3 perché sono 3, e poi la cartella editor. Per Musical.ly, ovvero c'è iMovie e Funimate. Poi, allora, qui sotto teniamo, vabbè, le cose che escono dall'iPhone, anche se ho levato Music. Vabbè, allora c'è chiamate, poi messaggi, Safari e poi c'è TD Downloader che è praticamente dove sento tutta la musica e tengo varie canzoni e via. E basta, tutto ciò è il mio telefono. Vabbè, poi c'è questa cartella che esce dappertutto in tutti gli iPhone, quindi è a posto. E questo è il mio sfondo che non, cioè, l'ho scaricato perché mi piaceva, ma giusto perché non trovavo uno sfondo bello. Vabbè, comunque l'avete visto, penso. E all'entrata, proprio quando lo apro, tengo questo sfondo qui che è proprio quello dell'iPhone, anche se l'ho preso dagli sfondi iPhone perché a me era di quell'altro colore, tipo arancione, verde o celeste, non mi ricordo. Mentre ho messo questo perché mi piace di più. Quindi sì, perché non lo vai più? Aspettate, qua. E quindi questo è tutto il mio cellulare. Di nuovo vi faccio vedere come è fatto nel retro. Tra un po', appena inizierò a collezionare tante belle cover, vi farò anche il What's My Phone, il What's My Phone, la mia collezione di cover. E quindi basta, cioè, questo è tutto ciò. Ragazzi, questo era tutto il mio cellulare. È un bellissimo iPhone X, appunto, con questa telecamera troppo bella, questa mela stupenda, questo colore bellissimo. E la cosa più bella di quest'iPhone è che è senza tasti, è tutto schermo, quindi wow, bellissimo. Quindi, ragazzi, questo era il video. Spero vi sia piaciuto. A me è piaciuto tantissimo. Iscrivetevi a Instagram @MarghiGiuliaKawaii_official, su Facebook @MarghiGiuliaKawaiiReal, sul secondo canale Magic TV, su Musical.ly @MarghiGiuliaReal, no, su Musical.ly @MarghiGiuliaReal, ok? Allora, se volete le maglie, le cover o le tazze nuovissime,
ma ci sono anche cuscini e tante altre cose. Andate su www.margiegiuliakawaii. Ragazzi, correte subitissimo, ci sono le tazze a 5,90 €. Cioè, bellissimo, wow. Io senza parole. E poi c'è il nuovo logo sopra, quindi andate subito a visitare quel sito e anche, vabbè, su YouTube andate a visitare tutto, perché quello è il logo che troverete anche sulle maglie, cuscini, tazze, cover di tutti i generi possibili, no, ma immaginabili. Quindi punto! E quindi se il video è piaciuto lasciate like, commentate, iscrivetevi al canale, se invece non vi è piaciuto... are burning.